Benvenuti a questa nuova edizione di Onboard TG della Wilka Nazionale. È stato un accordo difficile e sofferto, quello raggiunto nel gruppo Unicredit nella serata di martedì 9 luglio su inquadramenti e premio aziendale. Sentiamo Guido Diecidue, segretario responsabile della Wilka nel gruppo Unicredit. È un accordo di crisi, è un accordo sul premio aziendale che l'azienda continua a dire che non spettava ai lavoratori del gruppo Unicredit in quanto i risultati del perimetro Italia sono stati assolutamente negativi. Questo assunto noi l'abbiamo sempre rifiutato e tutta la trattativa è partita da un insieme di argomenti che comprendevano varie partite. C'erano gli inquadramenti, c'erano le assunzioni, c'erano il premio aziendale, c'erano tutta una serie di altre piccole questioni che non hanno trovato compimento. Cosa è successo di fatto? Sugli inquadramenti è stato inserito un argomento che era addirittura l'assorbibilità dei premi da pagare ai colleghi. Al posto degli inquadramenti, quindi erano già una penalizzazione rispetto al passato, diventavano un'ulteriore presa in giro, secondo noi, l'assorbibilità in caso di aumenti contrattuali. Sul premio aziendale c'è stato un tira e molla enorme sul fatto che le disponibilità aziendali erano molto scarse e alla fine si è arrivati a un accordo su cifre che definiamo assolutamente insoddisfacenti. La cifra è 1.140 euro se si mettono a piano welfare, 840 se si prendono in contanti, a parità quindi di costi di oneri aziendali. Cosa significa questo? Che di fatto nelle tasche per i colleghi che si sceglieranno l'opzione a contanti entreranno poco più di 500 euro. Per aumentare questa cifra l'azienda ci ha proposto di concedere tutta una serie di fattori che secondo noi in parte erano assolutamente inaccettabili e in parte erano anche ragionevoli. Esempio, c'era un ragionamento da fare su tutte le ferie pregresse che l'azienda vuole azzerare entro il 2015, sulle festività soppresse 2014-2015 che non vuole assolutamente pagare e questo è il punto nodale sulla banca ore, cioè la banca ore, le seconde 50 ore della banca ore che sono quelle a opzione del lavoratore se farsele pagare o recuperarle, l'azienda voleva togliere l'opzione del pagamento. Questo non per raddoppiare la cifra o dare cifre eclatanti, ma assolutamente per portare a casa una cifra che variava dai 150 ai 200 euro in caso di contante, 250 in caso di welfare. E alla fine, anche per una questione di dignità, abbiamo deciso di non cedere a questo ricatto aziendale che a fronte, ripeto, di 150-200 euro chiedeva dei sacrifici e partite che economicamente erano molto consistenti. Per far capire, il conto sulle ferie accantonate sono circa 70 milioni di euro, le festività soppresse sono circa 10 milioni per ogni giornata che non viene pagata e la banca ore sono altri 13 milioni e mezzo circa. Quindi cifre consistenti a fronte di un aumento abbastanza ridicolo. Questo è il motivo per cui andiamo a firmare un accordo inferiore, ma andremo a tutti i lavoratori in assemblea, sicuramente ai nostri iscritti, per spiegare le motivazioni di questa parziale rottura con l'azienda e di una fase di difficili rapporti all'interno di questa azienda che finora aveva come fiore all'occhiello degli ottimi rapporti sindacali. Ora ascoltiamo invece una dichiarazione del segretario responsabile della Wilka nel gruppo Intesa San Paolo, Patrizio Ferrari, dopo l'accordo sulla riduzione del costo del lavoro raggiunto con l'azienda martedì 2 luglio a integrazione di quello conseguito lo scorso 11 aprile. Vediamo. L'accordo del 2 luglio è integrativo all'accordo dell'11 aprile che non aveva raggiunto i suoi risultati. Fin da quando divenne chiaro che la verifica di giugno non avrebbe portato i risultati sperati, tutti abbiamo condiviso che nessun'altra penalizzazione potesse avvenire per le lavoratrici e i lavoratori, quindi soluzioni solamente volontarie. L'accordo del 2 luglio quindi ha definito soluzioni che hanno previsto l'uscita delle lavoratrici e dei lavoratori nel fondo esuberi per accompagnamento al reddito con un'estensione fino al 30 giugno del 2018, l'accettazione di tutte le domande di part-time in evase, circa 130, più la volontarietà da parte dei colleghi di aderire, di richiedere eventualmente part-time in forma indeterminata.
La possibilità quindi di poter fruire da parte dei lavoratori di 5-10 giornate di solidarietà difensiva, a patto che le prime due combinazioni, ovvero il fondo esuberi per accompagnamento al reddito oppure le formule di part time, non raggiungessero i propri obiettivi. Considerato quanto oggi abbiamo fatto con gli accordi precedenti, quelli dell'11 aprile e del 2 di luglio, riteniamo che sia giunto il momento di lasciarci alle spalle quello che sono dei momenti difficili, poco consapevoli di quello che è oggi lo stato del Paese e lo stato anche della crisi economica che da ormai da tempo ci sta attanagliando. Ma riteniamo che alla luce della difficoltà che in banca intesa San Paolo, quindi nelle filiali, specialmente nelle filiali ad orario esteso, ci sia la necessità di iniziare un percorso di assunzioni. Percorso di assunzioni che prevede già le 95 assunzioni per effetto dell'accordo 11 aprile, ma anche ulteriori assunzioni proprio per implementare il grande lavoro che le colleghe e i colleghi stanno svolgendo in tutte le filiali di Intesa San Paolo. Parimenti riteniamo anche che, appunto girando pagina, sia giunto il momento di iniziare un percorso normativo ed economico per raggiungere ad un obiettivo che è il contratto integrativo di gruppo Intesa San Paolo. Un accordo importante è stato raggiunto anche nel gruppo Banco Popolare per la gestione delle tensioni occupazionali anche attraverso l'utilizzo del fondo esuberi e una rimodulazione del ricorso alla parte ordinaria del fondo di solidarietà di settore. A fronte di circa 300 uscite di lavoratori sono state concordate 150 stabilizzazioni di rapporti di lavoro e nuove assunzioni. Un risultato di rilievo ottenuto in un contesto economico difficile nel cui ambito la UILCA pone sempre come tema fondamentale la tenuta e la crescita occupazionale. Nell'ambito dell'accordo è stata anche definita l'erogazione straordinaria del premio aziendale del 2013. Sul premio aziendale raggiunto un accordo anche nel gruppo Credito Valtellinese, mentre è ancora aperta la trattativa nel gruppo UBI. Il consiglio di amministrazione di Banca Etica si tinge di rosa con la nomina di 7 donne nei consigli di amministrazione su 13 componenti, un dato positivo in netta controtendenza con una situazione nazionale che per i dati a disposizione vedeva nel 2011 una presenza femminile nel board delle imprese italiane al 14,5%, che nel settore bancario nel 2010 era intorno al 7%. Per questa l'ultima notizia, noi vi ringraziamo come sempre per l'attenzione e vi rimandiamo ai prossimi appuntamenti con Board TG della Wilca Nazionale. Arrivederci.